fa sognare tutte le sere con Dani, Jimmy e Fede. Ma Fede dov'è? 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 Ma Fede dov'è? 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 Mi chiedo dov'è? Quel giorno dove tornerai? Non fare il più regista, vieni in live che ti aspetta Daniel, 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 Daniel. Ma Fede dov'è? 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 Daniel, dov'è? 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 Ci chiediamo dov'è? Fatti più aspettare, vieni al Jazz Master Live. Oh, 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 oh. Jazz Master Live. Oh, 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 oh. Jazz Master Live. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast, l'unico programma che viene in onda tutti i giorni dal lunedì a giovedì dalle 21 alle 23 qui su Twitch con un bellissimo Daniele Doesn't Matter e uno splendente e ancora più bello Jimmy the Fear. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Questa sera, prima di tutto, se volete fare i complimenti per la sigla, sia quella vecchia che questa versione aggiornata per l'assenza di Fede, abbiamo in chat questa sera Joe Marco Spina, l'autore della sigla. Non so perché sto leggendo tutti i nomi in inglese. Joe Marco Spina. Fategli i complimenti che presto ce ne farà altre. Adesso l'ho detto pubblicamente, Marco, quindi sei obbligato. Questa sera parleremo di La città d'oro perduta, poi passeremo alle notizie flash con Il prete negazionista, Darius il coniglio e Il rider sfortunato. Subito dopo ci sarà Il genio del giorno, ben due questa sera, ovvero Sesso nel vuoto e Voglio il gelato. E per finire, come da tradizione, passeremo all'angolo della morte parlando di Enzo Sciotti e Bernie Madoff. Madonna mia, che qualità ragazzi. I misteri dell'antico Egitto non smettono mai di incuriosire e stupire, poi so che sei un appassionato. E proprio l'altro giorno è emerso alla luce un nuovo mistero riportato alla nostra conoscenza. Non so se ne avete sentito parlare o se tu ne hai sentito parlare, Jimmy, ma vicino a Luxor, dove si trova la Valle dei Re, è stata ritrovata la città d'oro perduta. Pensate che si tratta del più grande insediamento urbano mai rinvenuto in Egitto e risale a quasi 3000 anni fa. Viene definito come il più grande ritrovamento storico dopo la tomba di Tutankhamon. È fantastica questa cosa. Sai, la tomba di Tutankhamon è un evento archeologico dei più importanti della storia e questo addirittura è importante come quello. E questa città d'oro risale ai tempi del faraone Amenhotep III e viene chiamata città perduta perché dagli scritti si sapeva della sua esistenza, ma per secoli non è mai stata trovata in nessuna spedizione archeologica. Oltretutto, essendo rimasta sotto la sabbia, la sua conservazione è in buone condizioni. Sono state ritrovate una panetteria completa di forni e ceramiche, attività industriali come la tessitura, la produzione del vetro e quella di amuleti. Gran parte di questa città è ancora sepolta sotto la sabbia, quindi ci stanno lavorando, e nei prossimi mesi sicuramente verranno a galla nuovi misteri. Apriamo le notizie flash parlando del prete negazionista, ovvero Don Diego Minoni, parroco di Vanzago in Lombardia. È stato sospeso dalla parrocchia di Sant'Ippolito a causa delle sue uscite no mask. Ha cominciato con frasi del tipo «Abbassatevi la mascherina che ci capiamo meglio», per concludere con frasi come «Ci stanno inculcando il Covid nella testa per toglierci tutte le libertà» e «Genitori, ribellatevi all'ipotesi di tamponi settimanali ai vostri figli per il rientro a scuola». Insomma, io lascerei ad ognuno il suo lavoro, la scienza agli scienziati e la fede agli amanti del fantasy. Passiamo a Londra, Jimmy, che ci sono bruttissime notizie in Inghilterra, ma brutte, brutte, brutte. Darius è stato rapito. Minchia. Sai chi è Darius? Non lo so. Darius, Jimmy, è il coniglio più grande del mondo, il coniglio gigante. Questa foto è vera. È entrato nel Guinness dei primati nel 2015 come coniglio più grosso del mondo. Ma sto cazzo. E la notizia brutta, come ti dicevo, è che è stato rapito ieri dalla sua residenza a Statoil.
La sua proprietaria ha offerto una ricompensa di 1000 sterline per chiunque gli riporti indietro il povero Darius e ha aggiunto: perché l'avete rubato? È troppo vecchio per l'accoppiamento, non potrete farci niente. Però, con le patate, mangia almeno una settimana con questa cosa. E continuiamo con le brutte notizie o con le notizie sfortunate, perché nella provincia di Anhui, in Cina, un rider, senti questa notizia frescimica, è pazzesca, un rider cinese che stava consegnando cibo a domicilio è stato cilindrato in pieno da un SUV. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, almeno fino all'arrivo dell'ambulanza. Mentre il rider, disteso a terra, aspettava l'arrivo del pronto intervento, l'ambulanza ha parcheggiato sopra la sua gamba, rompendogliela. Quindi, oltre alle costole rotte, ora anche una gamba fratturata. Passiamo al genio del giorno parlando di una coppia di innamorati, William e Leslie. Ci troviamo in Inghilterra e i due innamorati si sono conosciuti relativamente da poco. La loro relazione ha festeggiato da poco un anno di vita. I due hanno le loro passioni. William adora le scariche di adrenalina, mentre Leslie ha confessato al fidanzato di essere sessualmente molto attiva. Amando anche lei l'adrenalina, propone spesso al ragazzo di fare sesso in posti strani. Comunque, per festeggiare il primo anno di relazione, William ha preparato una sorpresa alla sua amata, ovvero un lancio con il paracadute. Lei è felicissima dell'idea e insieme si preparano per il lancio. Jimmy, tienti forte. Mentre si trovano sull'aereo che li sta portando ad alta quota per il lancio con il paracadute, i due cominciano a scambiarsi effusioni, baci, carezze che ben presto accendono il desiderio sessuale di entrambi. Arriva il momento del lancio, ma la passione è troppo accesa per spegnersi in quel momento, quindi decidono di fare una genialata. Sesso mentre si stanno lanciando con il paracadute. Allora, ho indovinato. Ah, non avevo sentito. Non ti avevo sentito. I due saltano insieme e mentre stanno volando nel vuoto sfruttano il fatto di indossare pantaloni larghi per unirsi biblicamente durante la caduta. Sembra incredibile, ma i due continuano a fare sesso come due mufloni ingrifati mentre continuano a precipitare nel vuoto. Mentre ci danno dentro, a William cade l'occhio sul timer, sull'orologio, dove è segnato il tempo in cui deve aprire il paracadute, e si rende conto che sono ormai troppo vicini alla terra e non hanno ancora aperto appunto il paracadute. Preso dal panico, tira la corda, il paracadute ce l'aveva Leslie, stavano attaccati insieme, tira la corda del paracadute di Leslie, parte sto paracadute, solo che essendo intimamente molto vicini, incastrati tra di loro, il paracadute aprendosi colpisce in pieno la faccia di William, tramortendolo e facendogli perdere i sensi. Fortunatamente i due riescono ad atterrare e sul posto interviene subito l'ambulanza che porta via la giovane coppia mentre sono ancora attaccati oltretutto. Fortunatamente i due sono salvi, ma i vari impatti hanno rotto il naso di William e gli strattori gli hanno provocato un enorme livido sull'inguine che gli impedirà i rapporti sessuali per diverse settimane. Passiamo al prossimo genio del giorno e ci spostiamo a Paternò, in provincia di Catania, come ti avevo promesso, caro Jimmy. Sei vicino al paese di Monica. E allora ne parlerò con molto rispetto. Il protagonista di questa storia è un uomo di 46 anni che intorno a luna di notte gli è venuta una voglia matta di gelato. Per questo oggi Lady Feli aveva voglia di gelato e quindi l'ho detto, questa notizia te la dedico. Senti Lady Feli, avete presente quelle voglie che non riuscite a controllare e dovete esaudire a tutti i costi? Ecco, la voglia di gelato di quest'uomo era così tanta che è uscito di casa a luna di notte e si è diretto in uno di quei locali aperti 24 ore su 24, come vedete nella foto, che hanno i distributori automatici di snack, bevande e appunto anche gelati. L'uomo mette i soldi, pigia i tasti per prendere il suo gelato confezionato, ma indovina un po', come spesso capita nei distributori automatici, il gelato rimane intrappolato tra i prodotti e non scende. L'uomo apre il portafoglio e scopre di non avere più soldi per prendere un altro gelato.
prova a spintonare il distributore automatico, ma niente, questo cacchio di gelato non ne vuole sapere di scendere. Cosa fare allora se la tua voglia non può essere soddisfatta? Riuscite ad immaginare la rabbia, riesci ad immaginare la rabbia di questo momento, Jimmy? Ma certo, chi è che non l'ha provata? Cioè, questa è la cosa più, è una delle cose che mi ha fatto incazzare di più nella vita. Ecco, ma ne hanno presa a spallate le macchinette. Sono sicuro che riesci ad immedesimarti in questa rabbia, ma non nel raptus incontrollato che ha colpito l'uomo. Perché che cosa ha fatto? Ha dato di matto e ha deciso di dare fuoco a tutto il locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e la polizia che ha subito arrestato l'uomo a secco di gelato. Sono contento dell'angolo della morte di questa sera, Jimmy, perché abbiamo due personalità non celebrissime a livello di nome, ma che hanno fatto cose interessanti. E infatti ad aprire l'angolo della morte c'è Enzo Sciotti, muore all'età di 76 anni ed è stato un celebre disegnatore di poster cinematografici. In tutta la sua carriera è stato autore di oltre 3.000 manifesti, tra cui Blue Velvet di David Lynch e Borotalco di Carlo Verdone. Sai, le copertine che venivano illustrate, figo. Sì. Tra l'altro dietro di lui c'è la Casa 2 anche, sì. E l'altro dovrebbe essere un film di Sergio Leone, forse. Non so, qualcosa di Ligabue comunque. È vero? Sembra tipo il papà di Ligabue, non lo so. E a chiudere l'angolo della morte, Bernie Madoff. Lo conosci questo tizio di nome? Fammelo dare in faccia. Eccolo. Ah, certo che lo conosco. Questo è un Oscar, gli devo dare. Per me è una delle persone più intelligenti di tutte. Io lo stimo. Pazzesco, però purtroppo è morto per cause naturali. Sì. L'architetto di una delle più grandi truffe della storia, avendo commesso uno dei più grandi crimini finanziari per un valore di 65 miliardi di dollari, ha truffato Woody Allen, ha truffato tutti, ha truffato Kevin Bacon. Questo è morto per tumore, quello di cui sono informato. Ah, ok, non so. No, dicevano cause naturali sulla notizia di oggi. L'ho visto oggi, cioè, morto per tumore. Comunque, se non sbaglio, erano anche di più i miliardi, erano tipo 160 miliardi. Ma te lo dico perché l'ho visto poco fa. L'ho visto poco fa il TG5, no? Vabbè, ma i G5 aumentano. Comunque, stava scontando una condanna di 150 anni di carcere che ovviamente non ha portato a termine, morendo oggi. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Noi ci rivediamo domani pomeriggio con questa puntata rimontata solo per la parte delle notizie sul canale YouTube dedicato alle live e sul podcast audio che esce su iTunes, su Spotify e su Google Podcast. E poi domani sera alle 21 con una nuova puntata del Doesn't Matter Podcast.